Dicevamo qualche puntata fa che ci saremmo lasciati guidare dalle parole di un testimone di speranza che è Papa Francesco, no? Un uomo che con parole semplici, con fatti quotidiani, umani, ma pienamente evangelici, ci educa alla felicità e ci educa alla speranza. E vorrei proprio, ecco, donarvi e lasciarci in un certo senso guidare da lui attraverso una delle catechesi che lui ha fatto sulla speranza. Catechesi che, diciamo, i testi sono anche in commercio o poiché si tratta di un'udienza, la si trova anche sul sito del Vaticano. Io mi riferisco all'udienza del 20 settembre 2017. Pensa, dice tra l'altro Papa Francesco, lì dove Dio ti ha seminato, spera, sempre spera. Ci fermiamo solo su questa parola. Pensa lì dove Dio ti ha seminato, spera. Sempre devi sperare. Che cosa vuol dire? Spesso noi crediamo che la speranza la ritroviamo fuori, dai luoghi, dalla vita, di noi stessi, o dove noi viviamo. Spesso confondiamo la speranza con la fuga. Vogliamo andare fuori perché abbiamo speranza di avere una vita migliore. Bene, la speranza o la disperazione ti segue ovunque io o tu possiamo andare. In qualsiasi luogo, in qualsiasi posto noi andiamo, lì ci portiamo quella che abbiamo dentro. I nostri valori, le nostre aspettative, le nostre gioie, le nostre attese, le nostre speranze, i nostri dolori, i nostri difetti e tutto quello che siamo. E allora, per educarsi, per scoprire la speranza che è compagna della felicità, dobbiamo anzitutto imparare a stare e a riscoprire lì dove siamo. Lì, come dice Papa Francesco, dove Dio ci ha seminato. Ed è bella questa immagine del seme. Cioè, lui dice, Papa Francesco, stare lì e sperare lì dove Dio ci ha seminato. Cioè, un seme. E un seme di per sé è qualcosa di piccolo, ma che richiama qualcosa di immensamente grande. Perché dal seme, buttato in un terreno fertile, coltivato, fecondato questo terreno, nasceranno i frutti. Dal seme nasce la vita, nasce l'amore, nasce la speranza. Quindi noi siamo chiamati a fare, a dare frutti di speranza laddove siamo stati posti e collocati. In questo momento viviamo in un luogo di sofferenza, di malattia? Lì dobbiamo saper far fruttare il seme della speranza, il seme della fede, il seme della carità e quindi il seme della felicità. Vi aspetto domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!